Il sole sulla capitale ci regala una giornata dal sapore estivo, ma l'aria che si respira al Pala Olgiata è quella di chi in vacanza non ci vuole proprio andare, perché Olympus e Italservice Pesaro si giocano una gara 3 che vale la semifinale scudetto. Amici appassionati di futsal, un saluto dal Pala Olgiata di Roma da parte di Mattia Esposito. È tutto pronto per gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto tra Olympus e Italservice Pesaro. Chi vince stasera vola in semifinale, chi perde saluta la stagione. Una partita tutta da vivere in diretta su futsaltv.it. L'Olympus ha vinto il primo atto vincendo nettamente 6-1 qui al Pala Olgiata di Roma. Poi è arrivato il riscatto dell'Italservice Pesaro che al Pala Megabox ai tempi supplementari si è portato a casa gara 2. E adesso qui di nuovo stasera al Pala Olgiata di Roma per decidere appunto chi tra queste due squadre volerà in semifinale scudetto. Tra poco vi parleremo anche dei playoff, di un tabellone che sta regalando comunque emozioni e tanto tanto equilibrio. Partiamo però col darvi le formazioni da una parte e dall'altra. L'Italservice Pesaro che schiera Toni Dandel, Vavà, Piressa, Belloni, Luberto, André Ferreira, Caruso, Moabs, che aveva saltato per infortunio la prima partita, Murillo Schiocchè, D'Ambrosio, Barichello e Putano. Queste le scelte di Fausto Scarpitti, che deve rinunciare allo squalificato Juan Fran. Risponde l'Olympus, che invece di squalificati ne ha due, che sono Tres e Isgro, con Daniele Torto che schiera invece Gabriel, Cutrupi, Ducci, Alciati, Ceccarelli, Marcellino, Fortino, Di Eugenio, Biscossi, Cutruneo, Rodriguez e Dimas. Queste le scelte di Daniele Dorto. Gli arbitri della sfida sono invece Chiara Perona di Biella, Nicola Quafredda di Molfetta. Il terzo arbitro è Alex Iannuzzi della sezione di Roma 1. Al crono siederà invece Pierluigi Minardi della sezione di Cosenza. Queste le tre squadre, inclusa quella arbitrale, uno sguardo ai quintetti: Murillo, Toni Dandel, Caruso, Vavà e Putano per l'Italservice Pesaro, Gabriel, Fortino, Dimas, Cutrupi e Ducci. Per l'Olympus, dicevamo, di playoff che stanno regalando equilibrio. Il Napoli si è già guadagnato la semifinale, servirà invece gara 3 anche tra Eco City e a Meta Catania. Gara 3 qui al Pala Olgiata di Roma, sta per arrivare il fischio di Chiara Perona. Si parte al Pala Olgiata. Dimas con il primo possesso per l'Olympus, arriva a rimorchio, aveva provato ad appoggiarsi su Rodolfo Fortino, ha di fatto ciccato il pallone Dimas, pallone che poi con le mani Ducci rimette in gioco sui piedi di Christopher Cutrupi. Dimas dentro per Fortino, il tocco proprio per Dimas che calcia, trova la deviazione di Vavà e la rimessa laterale. Prova a partire forte la squadra di Daniele Dorto e a mettere subito pressione all'Italservice. Dimas mette dentro il pallone, Putano lo respinge con la mano aperta, Fortino poi calcia al volo ma lo fa decisamente male. Putano va lungo da Caruso a fare a sportellate con Gabriel, pallone di Putano troppo lungo, riconquistato da Ducci che prova ad andare da Fortino. Toni Dandel anticipa il capocannoniere della Serie A, poi errore di Vavà che sbaglia il tocco all'indirizzo di Caruso, sarà rimessa laterale per l'Olympus. Salgono subito altissimi i decibel qui al Pala Olgiata di Roma. Gabriel, posizione profonda, chiuso da Caruso in rimessa laterale. Gabriel, Cutrupi apre il sinistro, pallone alto sopra la traversa. Se ne sono andati i primi 48 secondi. L'Olympus a gestire il possesso, Dimas, Gabriel, pallone per Rodolfo Fortino, Cutrupi, Gabriel, giro palla dei Blues proprio di fronte alla panchina di Daniele Dorto. Dimas, Fortino, la lascia lì per Cutrupi, arriva coi tempi giusti
la chiusura di Vavà che tocca il pallone in rimessa laterale. Cutrupi dentro da Demas, ha sbagliato però il tocco di Christopher Cutrupi. Chiaramente ci sarà da capire come varierà le rotazioni Daniele Dorto. Fuori Tres. Fuori Isgro. Intanto Chiara Perona che va a tranquillizzare un po' gli animi sulla panchina dell'Olympus. Dicevamo, mancano due rotazioni importanti comunque a Daniele Dorto, Isgro e Tres. Putano va ad uscire su Fortino, finisce a terra il numero 20 dell'Olympus. Chiedeva un contatto Rodolfo Fortino, non ravvisato dagli arbitri. E allora Olympus che riparte da una rimessa laterale. Dimas, Fortino, pallone per Christopher Cutrupi. Fortino, Gabriella, Ducci, Cutrupi, pressato da Vavà. Lo stesso Cutrupi, l'ultimo a toccare, sarà rimessa laterale per l'Ital Service Pesaro all'interno della metà campo difensiva dell'Olympus. Esecuzione della rimessa però da ripetere. Dicevamo delle assenze dell'Olympus che rispetto a gara 1 recupera però Alessio Di Eugenio, che aveva saltato il primo atto di questa serie e che ritrova il calore del pubblico del Palaolgiata. Murillo prova ad andare dentro da Caruso che lotta con Gabriella. Grandi trattenute. E siamo assolutamente in clima playoff con Cutrupi che è andato a dire qualcosa agli arbitri. È inevitabile che sia subito caldissimo il clima da una parte e dall'altra. Ducci, Fortino, prestato da Tony Dandella che fa carambolare il pallone addosso a Fortino, ma Fortino lo tocca quando evidentemente aveva già superato la linea laterale del campo. Gabriella, Timas, portare il pallone ad imbucarlo dentro da Rodolfo Fortino, l'appoggio su Gabriel. Cutrupi pressato da Vavà, occhio che arriva Tony Dandelli in anticipo, offre il pallone a Vavà e l'Ital Service Pesaro sblocca la partita. 17 minuti 49 secondi, lo scippo di Tony Dandel che poi pesca bene il rimorchio di Vavà che batte Ducci per il gol dell'1-0. A tre quarti del gol vanno davvero a Tony Dandella che è andato a scippare un pallone praticamente al limite dell'area di rigore ed è stato bravissimo poi a servirlo a Vavà che col piattone ha battuto Ducci depositando in porta il gol del vantaggio dell'Ital Service Pesaro. Si stappa la partita al Palaolgiata con il gol di Vavà. Di Massa a portare il pallone, lo offre a Cutrupi con l'esterno e il tocco per Gabriel. Vedremo quale sarà la reazione dell'Olympus dopo il gol di Vavà. De Massa, Fortino, è arrivato un colpo da parte di Tony Dandel che si prende il cartellino giallo. Vediamo se la regia ha colto il contrasto tra Tony Dandel e Fortino. Sicuramente ha usato tantissimo le braccia il giocatore dell'Ital Service Pesaro. Non abbiamo però capito a che altezza sia stato il contatto. E beh sì, direi cartellino giallo che ci sta qui assolutamente per Tony Dandel che ha sbracciato.
direi che chi si aspettava un inizio caldo, caldissimo al Palaugiata, è stato assolutamente accontentato. Tanta intensità, tanti contatti da una parte e dall'altra. Primo fallo di squadra, questo fischiato su Toni Dandella. Marcelinho calcia, arriva la deviazione in rimessa laterale del muro biancorosso davanti alla porta di Davide Putano. Gabriel Marcelinho, fortino pressato da Toni Dandella. Lo stesso Rodolfo Fortino che prova a scodellare questo pallone a metà strada però tra Gabriel e Marcelinho, nessuno dei due può arrivarci. Elital Service riparte da una rimessa laterale, Murillo ha toccato all'indirizzo di Putano, il pallone è lungo, recupera posizione e sfera Daniele Ducci che rimette in moto Demas. Marcelinho, Gabriel prova ad andare di prima dentro da Fortino, fuori misura il tocco di Gabriel. Ital Service che ripartirà da una rimessa laterale, è entrato in campo Mateus Barrichello per Fausto Scarpetti. Toni Dandel dentro da Caruso, il rimorchio di Barrichello che calcia, arriva coi tempi giusti la chiusura di Rodolfo Fortino. Ital Service che però potrà battere una rimessa laterale all'interno della metà campo dei Blues. Barrichello prova ad arrivare al rimorchio sulla difesa del pallone di Caruso, intelligente Marcelinho che chiama all'uscita Ducci che raccoglie il pallone con le mani, il tocco per Demas, l'anticipo di Murillo Schiocche, il duello tra Marcelinho e Caruso, alla fine il pallone è buono per Ducci, dentro di Eugenio, dicevamo del suo recupero per l'Olympus, giocatore fondamentale per Daniele Dorto. Di Eugenio, Marcelinho, pallone per Dimas, porta il pallone il 77, affrontato da Morello, il tocco di Dimas che però di fatto favorisce Caruso, poi senza pensarci su troppo spazza via il pallone Toni Dandella, qui l'anticipo di Barrichello su Fortino, Toni Dandella all'indietro per Davide Putano, il lancio lungo, pallone che sfila oltre la linea di fondo. Dimas, Fortino, arriva Di Eugenio a rimorchio, pallone a metà strada che viene raccolto da Marcelinho, Fortino dentro da Dimas che non riesce a controllare. Quando se ne sono andati i primi 5 minuti del primo tempo, Lethal Service comanda per il momento qui al Palaugiata di Roma con il gol di Vavà. Pallone che sfila intanto in rimessa laterale, rimessa che sarà ancora una volta in favore dell'Olympus di Eugenio. Ducci alza la testa, vuole Marcelinho, l'uscita stronga di Davide Putano che con i pugni allunga il pallone in rimessa laterale. Di Eugenio dentro da Marcelinho, l'anticipo di Barrichello che fa partire la transizione dell'Ital Service, poi finisce a terra, è arrivato il tocco, sarà rimessa laterale crediamo per la formazione allenata da Fausto Scarpetti. Rimessa battuta da Murillo all'indirizzo di Mateus Barrichello che porta il pallone, lo offre all'indietro per Putano, l'uscita di Putano che alza la testa, conclusione debole, Biscossi con il pallonetto, pallone fuori di un centimetro, ci ha provato Matteo Biscossi a punire l'errore dell'Ital Service Pesaro, non è andato lontanissimo dal bersaglio. Putano dentro da Barrichello pressato da Cutrupi, arrivato il fallo commesso da Christopher Cutrupi, è il primo per l'Olympus. Grandi proteste da una parte, grandi proteste dall'altra, lo abbiamo detto, siamo assolutamente in pieno clima playoff, soprattutto se si parla di una decisiva gara 3 per le sorti della stagione di queste due squadre.
una gara 3 partita però male per l'Olympus, andata sotto con il gol di Vavà e con l'inerzia che adesso pende un pochino dalla parte dei ragazzi di Fausto Scarpetti. Partita ancora però lunghissima, con mille capitoli e mille più pagine da scrivere. Barrichello, Murillo, Ducci, arriva ancora Murillo e ancora Ducci, decisivo su Murillo, schiocche, doppia chance per l'Ital Service Pesaro. Barrichello porta il pallone, lo offre André Ferreira, che ringrazia comunque il suo compagno di squadra. Cutrupi prova ad arrivare di testa, riesce solamente a pizzicare il pallone che termina oltre la linea di fondo. 6 minuti se ne sono andati in questa gara 3. Belloni spedisce in avanti, Barrichello in un certo senso imita Cutrupi. Arrivato il time out richiesto da Daniele D'Orto. Sta continuando a correre però il cronometro al Palaolgiata. Le proteste del pubblico e della panchina dei Blues, c'è da riaccreditare, diciamo così, qualche secondo, almeno una decina se ne sono andati. Arbitri che vanno a dare comunicazione alle due panchine. Cerchiamo di interpretare, forse 5 secondi il gesto dell'arbitro. Non è facile capire dalla nostra postazione, comunque sicuramente c'è qualche secondo da recuperare. Mettiamola così, qui alla Palaolgiata. Cronometro che dunque per un po' resterà fermo a 13.42. Sono 5 secondi, avevamo interpretato bene il gesto dell'arbitro. Due secondi. E adesso può tornare a correre il cronometro. Belloni, Vavà, l'imbucata, pallone che nelle intenzioni di Vavà voleva premiare il taglio di Belloni, però era lontanissimo dalla sfera. Pallone recuperato dall'Olympus che gestisce con Dimas. Di Eugenio, Biscossi, transita ancora per i piedi di Dimas, dentro da Marcelinho, pressato da André Ferreira, che vince il duello con Marcelinho. Marcelinho che voleva un calcio di punizione. Gli arbitri fanno ripartire il gioco dalla rimessa di Putano, che va dalla parte opposta, da portiere a portiere. Ducci raccoglie e mette in moto Matteo Biscossi. Dimas a portare il pallone, il blocco di Marcelinho su cui si stampa Belloni. Alla fine ne viene fuori una rimessa laterale per la squadra di Daniele D'Orto. Biscossi calcia, doppia deviazione, doppia carambola e praticamente dalla stessa posizione altra rimessa laterale in arrivo per l'Olympus. Biscossi, Di Eugenio, Dimas a portare il pallone, va Dimas, calcia col mancino i piedi di Davide Putano, che poi va a catechizzare Belloni, che ha lasciato un po' di spazio a Dimas. Chiaramente Ital Service Pesaro, che se vuole uscire con la semifinale in tasca, deve massimizzare l'attenzione difensiva e non concedersi distrazioni qui al Palaolgiata. Putano va lungo, pallone che colpisce la traversa e rimane in campo, e poi Dimas che con i piedi si appoggia a Ducci. È la prima volta onestamente che vediamo un rilancio del portiere che si stampa sulla traversa dalla parte opposta. Marcelinho, Di Eugenio. Marcelinho prova a servire in diagonale Biscossi, fuori misura questa soluzione cercata da Marcelinho. Putano con i piedi, va lungo, Barrichello ci arriva di testa, non riesce però a girarla verso la porta. Ducci, Marcelinho, pallone per Dimas, finisce a terra Marcelinho.
di Eugenio. Pallone per Biscossi, deve fermarsi sulla pressione di Belloni. Ducci prova ad andare lungo, ma non sta trovando soluzioni offensive efficaci. La squadra di Daniele Dorto ringrazia in un certo senso l'Ital Cervesa, che ha concesso pochissimo in questi 8 minuti di fatto che si sono giocati nel primo tempo, e che ha anche sbloccato la partita con il gol di Vavà. Di Eugenio, dentro l'anticipo di Tony Dandella, pallone raccolto da Belloni che si guadagna la rimessa laterale sulla pressione di Dimas. Belloni, Vavà, pallone per Barrichello, può puntare in uno contro uno su di Eugenio, si ferma Mateus Barrichello, si appoggia su colui che ha sbloccato questa partita, Vladir De Lima. Vavà, pallone lungo che finisce oltre la linea di fondo, raccolto da Ducci che rimette in moto Alessio Di Eugenio. Biscossi, Marcellino si appoggia proprio su Di Eugenio, il taglio di Dimas, premiato però ancora una volta Marcellino, e lì l'Ital Service ad aspettare, non sale in pressione la squadra di Scarpitti, arriva l'errore di Biscossi, se vogliamo un po' sintomatico di questi primi 9 minuti che praticamente si sono giocati qui alla Palaoggiata di Roma. Barrichello si appoggia su Davide Putano, il lancio in avanti a cercare Vavà che riesce a fare sponda di testa, pallone che si perde però oltre la linea laterale. Olympus che già dà impulso allo sviluppo della sua fase offensiva. Gabriel Marcellino, Gabriel torna da Dimas, Gabriel Biscossi trova una buona traccia per Dimas che però viene pressato, alla fine ne viene fuori una rimessa laterale per l'Olympus quando mancano 46 secondi alla metà di questo primo tempo, che l'Ital Service Pesaro conduce 1-0 sull'Olympus. Dimas, Fortino, Gabriel alza la testa, pesca Marcellino, pallone sporcato da Barrichello che Murillo indirizza debolmente verso la porta, difesa da Daniele Ducci. Gabriel riparte l'Olympus, pallone per Dimas, dentro da Rodolfo Fortino, Marcellino, Gabriel, Marcellino, Fortino difende sulla pressione di Tony Dandel, si allontana dalla porta Fortino, allora deve appoggiarsi nuovamente su Dimas. Siamo alla metà del primo tempo, Dimas prova lo slalom, Caruso se ne va su Gabriel, tu per tu conduci, Caruso apre il piattone mancino, cestina, una clamorosa occasione da gol per l'Ital Service Pesaro, aveva fatto tutto benissimo Caruso, dribbling su Gabriel, poi ha aperto il piattone ma lo ha cestinato cercando di indirizzarlo all'incrocio dei pali, ma dopo aver trovato il gol del vantaggio l'Ital Service Pesaro ha avuto quella che è la migliore chance di questa partita. Intanto arriva un cartellino rosso sventolato sulla panchina dell'Olympus. Occhio qui a Fortino che prova a toccare il pallone di testa, Putano, Murillo, pallone in avanti, altra rimessa dal fondo e ancora le mani di Ducci per l'azione dell'Olympus. Fortino tocca il pallone che diventa comodo per Putano che ha già rimesso in moto André Ferreira, non affonda, si appoggia su Tony Dandella. Caruso poco fa ha avuto sul mancino una grandissima chance per il 2-0. Dimas scippa il pallone, lo offre a Marcellino, salta Putano che lo chiude con una grandissima parata. È stato strepitoso qui Davide Putano. Marcellino va a protestare,
Demas. Gabriel al volo aveva impattato bene il pallone. Esulta André Ferreira. Si alzano i decibel in tribuna. Demas, Scodella per Fortino che colpisce male. E questa, se vogliamo, è una notizia. Intanto arriva il fallo su André Ferreira al centro dell'area di rigore. È il secondo di squadra per i Blues. Ne ha commesso uno l'Ital Service Pesaro con 9 minuti e 17 secondi. Direi che la situazione falli è ampiamente sotto controllo da una parte e dall'altra, sebbene l'intensità sia altissima da una parte e dall'altra. André Ferreira si allontana, Putano batte, recapita però il pallone tra le braccia di Daniele Ducci. Fortino, Dimas, pallone per Marcelinho, Gabriel, Dimas, Marcelinho pizzica il pallone per favorire Fortino. Vediamo chi è assegnata, vediamo chi è stata assegnata questa rimessa. Non abbiamo visto il gesto di Chiara Perona. È arrivato tra l'altro il terzo fallo fischiato e sanzionato all'Olympus, quindi è 3-1, non 2-1 il conto dei falli. Finisce a terra Marcelinho, 3-3 che si sviluppa per l'Ital Service Pesaro con André Ferreira che ha provato ad indirizzare sul secondo palo per il taglio di Caruso che non è arrivato con i tempi giusti. Tony Dandel, Gabriel di testa, Fortino non forza la giocata, prova ad andare da Marcelinho. Alla fine l'Ital Service Pesaro riconquista solo per un attimo il pallone che viene spedito oltre la linea di fondo e Ducci con le mani è pronto a far ripartire i suoi. Marcelinho dentro da Fortino, il controllo, l'appoggio su Gabriel, prova a salire l'Olympus, Gabriel calcia, ha provato a coordinarsi il numero 6 dei Blues. Altra interruzione con il time out chiamato stavolta da Scarpitti sulla panchina dell'Ital Service Pesaro. Mettiamo un po' di ordine, 8 minuti 28 secondi da giocare, 1-0 Ital Service con il gol realizzato da Vavà. È 3-1 invece il conto dei falli, 3 commessi dai Blues, 1 dai biancorossi. Un solo ammonito fin qui, almeno parlando dei giocatori in campo, si tratta di Felipe Toni Dandella in quel contrasto duro con Rodolfo Fortino. Sarà possesso Ital Service dopo la sosta per il time out con Putano, pronto a battere la rimessa dal fondo. Arbitri che però invitano Putano ad aspettare, cioè ad attendere il fischio. Altra rettifica, sono due i falli commessi dall'Olympus. Ricordavamo bene, infatti. Quindi 2-1, non 3-1 il conto dei falli. Aggiornato anche il tabellone luminoso. Intanto Olympus che recupera. Fortino offre o prova ad offrire il pallone di ritorno a Fortino. Arriva poi Di Eugenio forte in chiusura su Caruso. L'ultimo tocco è del giocatore cresciuto qui al Palolgiata e con la maglia dell'Olympus addosso. Putano pressato da Marcelinho, che entra duro nel contrasto. E anche l'ultimo a toccare uno degli ex di questa partita, Murilo. André Ferreira. Caruso. Dimas. Si sposta il pallone sul destro e calcia.
con i piedi Davide Putano a dire di no alla conclusione di Marcelinho. Fortino, Marcelinho a lottare con André Ferreira, non c'è fallo del giocatore dell'Ital Service, lasciano correre gli arbitri che stanno in generale come metro concedendo un po' di mani addosso da una parte e dall'altra, anche in questo caso le ha usate di Eugenio su Caruso. Direi che si può essere d'accordo o meno sulla valutazione, sulle singole decisioni degli arbitri, l'importante però è avere uniformità di metro da una parte e dall'altra, e fino a questo momento lo stanno assolutamente utilizzando i direttori di gara. 7:34, rimessa laterale per l'Olimpos con Di Eugenio che va da Fortino, ha provato a coordinarsi il numero 20. Putano, Vava, porta il pallone, Barichello, Murilo, va dentro ancora da Vava che ringrazia il suo compagno di squadra. Non era male questo sviluppo dell'Ital Service, non è riuscito a coordinarsi Vava per arrivare sul pallone. Qui Fortino ringrazia comunque Di Eugenio, rimessa laterale in arrivo per l'Ital Service, 7:17. Quasi palindromo il cronometro qui al Palolgiata di Roma. Marcelinho ribatte direttamente verso la nostra postazione. Rimessa laterale Ital Service, Murilo, Barichello a puntare su Marcelinho, le finte di Barichello, pallone di ritorno, bella giocata dell'Ital Service, poi finisce a terra Barichello. Arriva il cartellino giallo per Marcelinho, quasi un fallo di frustrazione qui del numero 19 dei Blues, che è il secondo ammonito della sfida dopo Felipe Toni Dandella. Dunque giallo per Marcelinho, terzo fallo di squadra, adesso sì per l'Olympus. Uno ne ha commesso l'Ital Service Pesaro. Barichello che tra l'altro non ha gradito il fallo di Marcelinho, ha avuto quasi una reazione nervosa il numero 24 biancorosso, che qui ha confezionato una bella giocata scaricando il pallone, tagliando proprio alle spalle di Marcelinho, andandosi a guadagnare il terzo fallo di squadra dei Blues. È un calcio di punizione direi molto interessante per l'Ital Service, che può liberare il mancino di Murilo o di Caruso. Barichello la rincorsa proprio davanti alla panchina dell'Olimpos, calcia forte Barichello, è bravo Ducci che ha visto il pallone sbucare all'ultimo secondo. Tanto ancora il fischio di Chiara Perona che chiede a Ducci di sistemare la porta. Rimessa laterale Ital Service, Murilo scodella, va col petto, torna indietro da Barichello, surplus su Gabriel, si appoggia su Putano, sfida anche di sguardi tra Barichello e Gabriel. Alla fine ne viene fuori una rimessa laterale per l'Ital Service con Vava, 6:39. Murilo, Barichello, Caruso, tocca in avanti, biscosto in anticipo, Dimas per un attimo, poi Barichello è bravo a togliere il pallone dalla disponibilità del 77. Marcelinho prova ad alzare il pallone e a coordinarsi per la rovesciata. Poi anche un po' di tensione con quelli che sono i suoi ex tifosi. Deve stare attento però Marcelinho, che ha già ammonito Putano. Pallone in avanti, Belloni non lo controlla, sarà rimessa per le mani di Ducci. Tensione alle stelle al Palolgiata. Ital Service avanti,
con il gol di Vavà quando mancano 6 minuti e 12 secondi da giocare prima della sirena dell'intervallo. Vavà, Barichello, lungo da Belloni, pressato da Di Eugenio, non riesce a controllare il pallone Belloni. Cutrupi, c'è bisogno anche un po' della fantasia, delle giocate di Christopher Cutrupi per scuotere un po' l'Olympus. Qui Cutrupi forza l'imbucata su Dimas, lo fa in maniera però errata e dunque Putano con le mani va in avanti da Belloni. L'anticipo di Di Eugenio, arriva prima di lui Murillo che è bravo a far carambolare il pallone addosso ad Alessio Di Eugenio e a guadagnarsi la rimessa laterale. Il gol, una grande occasione per Caruso, un paio di parate di Ducci e di Putano, potremmo riassumere così questi primi 15 minuti giocati al Pallavolgiata di Roma. Qui Ducci sbaglia ancora il rilancio all'indirizzo di Christopher Cutrupi. Putano, Vava porta il pallone, lo offre a Belloni, sfida Di Eugenio, finisce a terra. Protesta Di Eugenio, ma direi che è giusta la chiamata degli arbitri perché Belloni aveva saltato secco Di Eugenio che è arrivato in ritardo, ha colpito il giocatore dell'Ital Service Pesaro e attenzione perché l'Olympus tocca quota 4 falli, dal prossimo sarà bonus. Barichello va dritto in porta, aspetta lì il pallone Ducci, ma era stato bravo Barichello da grandissima distanza a centrare lo specchio della porta e creare un po' di apprensione a Daniele Ducci. Belloni, Putano va lungo, Ducci anticipa Barichello, offre subito il pallone a Di Eugenio. Biscossi, Cutrupi, le finte di Christopher Cutrupi che alla fine si trascina la sfera oltre la linea di fondo, poi un po' di trash talking di Tony Dandella all'indirizzo di Christopher Cutrupi. Belloni alza il pallone, va, Belloni non può arrivarci, Biscossi difende e protegge la rimessa laterale. Fortino, Biscossi, Di Eugenio, pallone per Dimas, l'uno contro uno, rientra Dimas, fallo commesso da Mateus Barichello. Stavolta sono i giocatori dell'Olympus ad invocare il cartellino giallo all'indirizzo di Barichello. Direi che anche qui gli arbitri hanno usato un po' lo stesso metro del contrasto tra Di Eugenio e Belloni. Non è stato ammonito prima Di Eugenio, non è stato ammonito ora Barichello. Proprio un cartellino giallo che Dimas chiede agli arbitri ma non viene accontentato. Intanto è arrivato un altro cartellino rosso e un altro giallo, espulso Fabrizio Reale e ammonito Rodriguez sulla panchina dell'Olympus. Dunque espulso il vice allenatore Fabrizio Reale e ammonito anche Kaique Rodriguez. Sarà una partita veramente lunga. Si fa sentire il pubblico del Pallavolgiata. Dimas salta secco Belloni, porta il pallone, Biscossi lo gira male verso il centro dell'area di rigore. Si alza anche un po' adesso la tensione tra le due fazioni anche sugli spalti, è una gara a tre caldissima, caldissima e tutta da vivere in diretta su futsaltv.it. Biscossi, Dimas,
Occhio qui a Dimas, provvidenziale, ancora una volta Davide Putano. Sarà rimessa laterale per l'Olympus mentre si cerca di contenere Janemi anche alla palloggiata. Da ripetere l'esecuzione della rimessa e Dimas ad incaricarsene di Eugenio Biscossi. Stiamo per entrare negli ultimi 4 minuti di primo tempo. Dimas prova a saltare Barrichello che gli pizzica il pallone che diventa buono per le mani di Davide Putano. Rilancio lungo per Vavà, buca di Eugenio e Vavà non riesce a servire il taglio centrale. Potenziale occasione per l'Ital Service con Vavà che non è riuscito nell'assist per il taglio centrale di André Ferreira. Di Eugenio Biscossi scodella il pallone, lo ripulisce per i piedi di Dimas. Di Eugenio Dimas dentro da Fortino, fa buona guardia Tony Dandella. Putano in avanti, regala il pallone a Ducci, corre il cronometro, fuori Dimas, dentro Marcelinho. Biscossi va da Fortino, il taglio centrale di Matteo Biscossi che viene chiuso da Barrichello. L'ultimo tocco è di Biscossi e sarà rimessa dal fondo per le mani di Davide Putano. Putano, Barrichello non riesce a controllare sulla pressione di Eugenio. È pronto Ducci con le mani a dare impulso alla manovra dell'Olympus. Tony Dandella che spedisce il pallone direttamente in tribuna. Attentato di Tony Dandella. Ovviamente scherziamo anche un po' per rompere il dramma della palloggiata di Roma. Di Eugenio Marcelinho. Fortino, il tocco per Marcelinho, ma André Ferreira aveva seguito ancora una volta benissimo il taglio centrale del 19 dei Blues. Tony Dandella, dimenticato, colpisce il palo e poi Barrichello da un metro spedisce alta, sospirone di sollievo per l'Olympus. Che chance per l'Ital Service, palo di Tony Dandella e poi tapin di Barrichello alto sopra la traversa, colossale, doppia occasione per la squadra di Scarpitti. Caruso, Murilo, dentro da Tony Dandella, ma Olympus che si era presa un giro di pausa in difesa, stava per essere punita dall'Ital Service che ha avuto nettamente le occasioni migliori in questo primo tempo che va verso il tramonto con 1.50 da giocare. Marcelinho, Gabriel, Marcelinho e ancora Gabriel, Biscossi, giro palla dell'Olympus, l'imbucata per Fortino, c'è stata una deviazione, era stato netto il tocco qui di un giocatore dell'Ital Service. André Ferreira, Murilo, la gira di prima, Gabriel sfiora il pallone, Ducci riesce a recuperarlo e ad offrirlo a Rodolfo Fortino, pressato sulla linea laterale. Gabriel deve andare in avanti sulla pressione di Murilo Schiocche e Olympus che regala una rimessa laterale all'interno della sua metà campo difensiva all'Ital Service Pesaro. Tony Dandella, André Ferreira, Murilo, André Ferreira, la pressione di Dimas, pallone toccato ancora in rimessa laterale.
Puttano. Murillo va lungo, pallone che sfila oltre la linea di fondo. Fortino prova a scambiare con Marcelinho, che lotta sul pallone. Attenzione, perché Marcelinho è già ammonito. Possibile svolta della partita. Secondo cartellino giallo e rosso per Marcelinho. È arrivato in ritardo Marcelinho. Hanno punito gli arbitri l'intervento del numero 19 con il secondo cartellino giallo ed il rosso. Tegola pesantissima per l'Olympus. Con il rosso Marcelinho. Chiediamo alla regia magari di farci rivedere se ce l'ha il contatto. Al di là del fatto che possa essere o meno giusta la decisione degli arbitri, è stato sicuramente un po' ingenuo Marcelinho, che già ammonito con il pallone praticamente già uscito dal campo è andato duro in contrasto con un avversario. Marcelinho che è ancora lì a protestare, non vuole abbandonare il parquet. Marcelinho che dovrà eventualmente saltare anche gara 1 dell'eventuale semifinale. E Olympus che adesso dovrà dare fondo a tutte le energie, anche mentali, per venire a capo di una partita che si sta complicando e non poco per la squadra di Daniele D'Orto. Quinto fallo tra l'altro di Marcelinho, con 1 minuto e 3 secondi rimasti da giocare. E Italservice Pesaro, che forse non poteva aspettarsi un primo tempo migliore di questo qui al Palolgiata. Vantaggio rosso Marcelinho. E Olympus adesso con l'uomo in meno per questo minuto e 0-3 rimasti da giocare. Murillo, Ducci tocca ma non basta, ci ha messo appena 5 secondi l'Italservice Pesaro a capitalizzare la superiorità numerica e a mettere in porta il gol del 2-0. Italservice. Fortino spalle alla porta, arriva Cutrupi, la pressione di Barrichello che se ne va in slalom, ancora Barrichello che calcia, Ducci a mani aperte in calcio d'angolo. Adesso è davvero una corrida al Palolgiata. Non riusciamo a vedere dalla nostra postazione, ma forse un colpo alla testa per Mateus Barrichello. 40 secondi da giocare. Calcio d'angolo in arrivo per l'Italservice Pesaro dopo la parata di Ducci su Barrichello. Caruso, l'ultimo tocco è proprio di Caruso, la rimessa laterale sarà in favore dell'Olympus. Ha bisogno di un guizzo
per ritrovare anche un po' di emotività l'Olympus in questa partita. Gabriel calcia, doppia deviazione, Caruso a terra, non c'è fallo, rimessa Blues con 29 secondi da giocare. Dovrà anche pensare qualcosa durante l'intervallo Daniele Dorto, perché l'inerzia di questa partita adesso è tutta dell'Ita Zervis Pesaro. Demas calcia, Bavà lo mura in rimessa laterale. Gabriel porta il pallone, prova ad indirizzare sul secondo palo. Cutrupi batte il calcio d'angolo, non riesce ad arrivarci Fortino. Sarà rimessa laterale per l'Ita Zervis Pesaro. Murilo, Putano scodella questo pallone, Ducci esce, chiedeva un fallo, Gabriel si impegna, riesce a tenere in campo il pallone, Dimas calcia, Putano attento sul primo palo, sulla conclusione mancina di Dimas. Fortino si dispera, Rodolfo Fortino, era anche l'ultima occasione del primo tempo, un primo tempo che l'Ital Service Pesaro chiude avanti 2-0 sull'Olympus. Tra poco gli highlights di questi primi 20 minuti, noi intanto ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco per regalarvi e raccontarvi il secondo tempo di questa gara 3 tra Olympus e Ital Service Pesaro. Vuoi sapere cosa rende veramente unico il caffè Raphael di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unica la birra, l'arte delle specialità di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unico l'olio, l'arte delle specialità di Todis?
Ben ritrovati dal Palau Giotta di Roma. Tutto pronto per il secondo tempo con l'Olympus chiamata all'impresa, possiamo dire così, contro l'Ital Service Pesaro. Fuori Tres, fuori Sgro e poi si è sommato anche il doppio giallo a Marcelinho. Dunque Dorto con le rotazioni contate, sotto di due gol, con un'inerzia anche psicologica completamente da ribaltare in questa partita. Sarà l'Ital Service Pesaro a toccare il primo pallone di questo secondo tempo. Caruso, Andre, Murillo in avanti, Caruso non arriva, Cutrupi controlla, vediamo se l'Olympus riuscirà a trovare un guizzo per riprendere slancio, e ne ha bisogno anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, perché dal punto di vista del punteggio la partita è assolutamente tutta da giocare. Gabriel, Fortino, Dimas, ancora per Gabriel, può puntare in uno contro uno su Caruso. Chiaro che tutti i giocatori in campo dei Blues sono chiamati a dare qualcosa in più e a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Dimas calcia, Putano, poi Caruso vince il duello con Cutrupi che lo rimonta e riesce a riconquistare il pallone. Dimas sfida in uno contro uno, calcia Dimas, occhio al potenziale contropiede che stava per svilupparsi per l'Ital Service Pesaro, poi pallone che arriva comodo tra le mani di Ducci, Barrichello in anticipo, pallone che non ha colpito il soffitto, dunque si può giocare. Cutrupi prova ad arrivare su Caruso, Murillo, Cutrupi prova la giocata su Barrichello, Putano non trova una soluzione di passaggio e allora regala di fatto il pallone a Ducci a testa bassa. Adesso l'Olympus ad attaccare, un minuto e mezzo andato nel secondo tempo, due gol da recuperare per i Blues, quell'ultimo tocco di Dimas e la rimessa laterale è per i ragazzi di Fausto Scarpitti. Barrichello controlla il pallone, lo difende dall'assalto di Fortino, scambia con Murillo Schiocchè, poi imbuca dentro bene da Caruso che difende, è bravo Gabriel però a sradicargli il pallone. Occhio qui a Cutrupi che prova ad arrivare sul pallone, riesce in qualche modo a tenerlo in campo, la chiusura di Andrea Ferreira, Barrichello si ferma quasi per farsi tamponare da Cutrupi che poi colpisce con un calcio Mateus Barrichello e arriva il cartellino giallo a Christopher Cutrupi. Pallone che però è dell'Olympus. Ah, è stato punito il gioco da terra di Barrichello e poi sullo sviluppo dell'azione è arrivato il cartellino giallo per Cutrupi. Direi tutto chiarito. Qui al Palau Giotta, Fortino controlla, calcia, Barrichello lo chiude in rimessa laterale. La rimessa laterale, esatto, non corner, fa rettificare Chiara Perona, Dimas. Fortino calcia, Putano, è decisivo. Altra grande parata di Davide Putano.
Stavolta è corner per l'Olympus. Pallone scodellato, Biscossi al volo, Barrichello con il pallone che era indirizzato in porta. Un applauso al coraggio di Matheus Barrichello, che ha messo la testa sulla conclusione al volo di Matteo Biscossi. Arriva Gabriel, pallone sul secondo palo. Gabriel si appoggia all'indietro su Ducci, che alza il pallone, lo spedisce direttamente in tribuna. Andre Ferreira prova ad andare dentro da Caruso, regala però il pallone all'Olympus. Ducci, Dimas, pallone per Biscossi, porta il pallone Dimas, lo slalom del 77 che viene chiuso senza fallo da Andre Ferreira. Arbitri che hanno valutato un spalla contro spalla in questa circostanza. Pallone in avanti, finisce a terra Gabriel, non c'è fallo di Caruso che va in porta e infila il pallone all'incrocio dei pali. Super gol di Caruso. Tris Ital Service Pesaro e rosso anche per Rodriguez sulla panchina dei Blues. Le proteste di tutta la panchina dell'Olympus per una eventuale spinta di Caruso, che poi ha pescato il jolly infilando il pallone all'incrocio dei pali. È finito a terra Gabriel. Caruso, gran gol comunque di Caruso, che ha pescato il jolly. Da valutare con molta attenzione il contrasto tra Caruso e Gabriel. È arrivato anche il rosso diretto a Rodriguez sulla panchina dell'Olympus. Rodriguez che figurava già nella lista degli ammoniti. Biscossi, c'è l'Everest da scalare adesso per l'Olympus, che deve metterci tutto quello che ha per uscire con la semifinale in tasca. Dimas calcia, Caruso rispedisce al mittente, poi Ducci regala il pallone a Putano, altro lancio lungo di Putano, Murillo si ritrova lì il pallone, arriva prima di lui Ducci. Dimas prova a saltare un avversario, offre il pallone a Biscossi. L'uscita con i tempi giusti di Davide Putano, e poi spedisce in avanti e regala nuovamente il pallone a Daniele Ducci. Gabriel, porta il pallone, lo offre a Biscossi, se ne va sul destro, calcia a Biscossi, Bavà lo chiude in rimessa laterale. L'ultimo tocco è proprio di Matteo Biscossi. 16 minuti 24 secondi, 3-0 Ital Service Pesaro. È durissima per l'Olympus. Putano va lungo, Ducci la recupera, rimessa laterale in arrivo per l'Olympus. Biscossi, Di Eugenio,
Pallone per Dimas, la finta su André Ferreira, pallone che transita ancora per i piedi di Biscossi, che sbaglia però l'imbucata su Rodolfo Fortino. E adesso rotazioni in panchina ridotte all'osso per Daniele Dorto. Di fatto i quattro giocatori che vedete in campo più Cutrupi e Gabriel adesso in panchina. Ducci prova ad andare lungo da Fortino, legge in anticipo la giocata Toni Dandella. Cutrupi di Eugenio, Cutrupi calcia, trova le mani di Davide Putano. Barrichello, André, ancora per Barrichello, prova la giocata su di Eugenio, tutta la tecnica di Matteus Barrichello che alla fine però si trascina il pallone in rimessa laterale. Qui andiamo a rivedere l'assistenza di Fortino per il destro, anzi il mancino, chiedo scusa, debole di Cutrupi, bloccato da Davide Putano. Cutrupi di Eugenio, di Massa, Fortino, pallone per Alessio di Eugenio, dentro da Cutrupi, ancora l'anticipo, finisce a terra Vavà, prova ad arrivare Barrichello. Dimas fa un grande intervento in scivolata, la rimessa laterale però è biancorossa, aveva provato ad appropriarsene Dimas. Sarà rimessa laterale, si asciuga il parquet. Toni Dandella si torna a giocare, va, prova a far correre bene Toni Dandella che prova ad imbucare, bella chiusura di Eugenio che offre il pallone a Fortino. Applausi per questa chiusura di Alessio di Eugenio, ma ha bisogno assolutamente di un gol l'Olympus. Fortino, Dimas può sfidare in uno contro uno Vavà, le finte di Dimas, Vavà lo aspetta lì e lo chiude in rimessa laterale. Giocata difensiva di Vavà colta come un gol dalla panchina dell'Ital Service Pesaro di Eugenio. Pallone per Dimas, dentro da Fortino, ma è leggibile il pallone e allora Barrichello prova a ripartire, viene trattenuto da Dimas e anche il numero 77 dell'Olympus che viene ammonito. In ritardo Dimas è andato a trattenere Barrichello che lo aveva saltato e direi che ci può stare questo cartellino giallo. Barrichello, pallone all'indietro per André Ferreira. Putano, Cutrupi lascia sfilare il pallone, si ripartirà dalle mani di Ducci, si prepara a far giocare anche Ceccarelli. È chiaro che Dorto adesso deve pescare più che può dalla sua panchina. 14 minuti, 10 secondi da giocare. Fortino, di Eugenio, di ritorno per Rodolfo Fortino, la sterzata, Fortino prova a servire Cutrupi. Ancora la chiusura della difesa dell'Ital Service di Eugenio. Fortino, spalle alla porta, non arriva nessuno al rimorchio, lo fa adesso Dimas, le finte di Dimas, di Eugenio, prova ad imbucare due volte per Fortino che la gira per Dimas che calcia sull'esterno della rete, chiama il cambio Rodolfo Fortino. Occhio al pallone per Barrichello, il controllo, arriva la chiusura di Cutrupi, sarà corner per l'Ital Service Pesaro. Dentro Ceccarelli, Barrichello al volo, occhio che il pallone è buono per Murillo. Adesso lo stesso Murillo
che va a chiedere il supporto dello spicchio di tribuna riservato ai tifosi del Little Service Pesaro. Barrichello all'indietro per Davide Putano, il pallone lungo che Ducci controlla e lascia sfilare sopra la traversa. De Massa, Cutrupi porta il pallone di Eugenio, di ritorno per Cutrupi, fa muro la difesa del Little Service, deve accontentarsi di una rimessa laterale l'Olympus di Eugenio. ...13 minuti da giocare, vediamo se Dorto deciderà di fare all-in anche col portiere di movimento. Cutrupi, Dimas porta il pallone, tutto chiuso davanti a lui, di Eugenio, Ceccarelli, Dimas può puntare Murillo, se ne va Dimas che calcia sul secondo palo, Murillo rimonta e lo chiude in calcio d'angolo. Bella giocata difensiva di Murillo Schiocche. Quasi sconsolato Daniele Dorto davanti alla sua panchina. Pallone scodellato, Cutrupi al volo, André Ferreira lo mura in calcio d'angolo. Di Eugenio, dentro da Cutrupi. Altra deviazione, altra rimessa, pallone tra i piedi di Dimas che sfida Murillo che è bravo ancora una volta a chiuderlo in rimessa laterale. Cutrupi porta il pallone, Barrichello lo chiude, se ne va con un sombrero, ancora Barrichello che calcia in diagonale, Ducci a dire di no a Matheus Barrichello, poi il pallone per Cutrupi che si impegna, prova ad arpionarlo col tacco, stremato Cutrupi, lascia il campo a Matteo Biscossi, torna anche Rodolfo Fortino al posto di Dimas. Gabriel ripulisce il pallone, lo offre a Ceccarelli che prova ad andare, sbaglia il tocco all'indirizzo di Biscossi, va, lo spedisce in avanti, lo regala a Ducci. Biscossi, assalto all'arma bianca dell'Olympus. Biscossi, Fortino, chiuso, prova a ripartire a Murillo Schiocche, gran giocata su Gabriel e poi la parata da parte di Ducci. Ceccarelli, Biscossi, raddoppiato, fa uscire bene il pallone per Ceccarelli. Biscossi, dentro da Rodolfo Fortino. Gabriel, Ceccarelli, ancora da Gabriel, muove il pallone l'Olympus, Biscossi, Fortino, arriva Ceccarelli che spedisce alto sopra la traversa. Applausi comunque per il giovanissimo giocatore dell'Olympus. Pallone spedito direttamente in rimessa laterale. Di Massa porta il pallone, Gabriella, Di Massa, ci stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo, Fortino, Gabriella voleva servire Di Massa, sbaglia però il tocco Gabriella. Rimessa laterale tal service, 10:51 sul cronometro del Palaolgiata, 3 gol di vantaggio per i ragazzi di Scarpitti qui al Palaolgiata. Ducci va a lungo, Fortino controlla col petto, Gabriella calcia, pallone deviato da Caruso. Dimas forte col destro, pallone che non arriva però
nello specchio della porta, difesa da Davide Putano. Scarpitti che è andato a chiamare il time out. Anzi, time out è chiamato alla fine da D'Orto sulla panchina dell'Olympus. Si prepara anche la maglia da portiere di movimento e direi che inevitabilmente adesso l'Olympus è costretta all'all-in con 10 e mezzo esatti da giocare in questa partita. Vediamo chi sarà portiere di movimento. Matteo Biscossi, che sta indossando la maglia gialla, non ha alternative. D'Orto con gli uomini contati, con il morale a terra. Ma con la voglia ancora di provare a tenere viva la speranza. Il tempo ci sarebbe anche per l'Olympus, ma serve assolutamente trovare un episodio, un guizzo, direi un gol che potrebbe ridare inerzia ai Blues. Metal Service che in questo momento sembra in totale controllo della partita, anche e soprattutto dal punto di vista mentale qui al Palloggiata di Roma. Dimas Kutrupi, saltata la prima linea di pressione dell'Ital Service che torna a schierarsi dietro. Fortino, Gabriel, Dimas, Biscossi ancora per Dimas, portiere di movimento in campo per l'Olympus. Gabriel, Dimas, Fortino, Gabriel, Biscossi, muove il pallone la squadra di Daniele D'Orto. Biscossi da Gabriel, Dimas, Fortino, Gabriel, muove il pallone l'Olympus, è lì schierata la difesa dell'Ital Service. Fortino, Dimas, Biscossi calcia, pallone deviato, sarà calcio d'angolo. Nove e mezzo, spietato, corre il cronometro al Palloggiata. Fortino, Kutrupi, Fortino, Dimas, Biscossi, torna da Dimas, Kutrupi, Dimas. Biscossi ancora da Dimas, muove il pallone l'Olympus. Gabriel quasi ricacciato indietro dalla difesa dell'Ital Service. Fortino, Gabriel, Dimas calcia forte in mezzo. Fortino non riesce a toccare. Rimessa laterale in arrivo per l'Ital Service. Putano prova ad andare lungo, è un regalo a Ducci, ma adesso chiaramente solo di gestione l'Ital Service. Gabriella, Dimas, Fortino, Gabriella, Biscossi. Fortino, Dimas calcia sul secondo palo. C'è stata, anzi no, una deviazione, occhio che Murillo può andare in campo aperto. C'è Biscossi in porta che riesce a toccargli il pallone. Biscossi prova a partire, Gabriel si appoggia all'indietro su Dimas, di prima da Fortino, di prima per Dimas e poi sempre di tocco per Biscossi. Fortino, Biscossi calcia, pallone deviato da André Ferreira. Sarà ancora calcio d'angolo per l'Olympus. Gabriel, Dimas, Gabriel,
ancora Dimas e poi di nuovo Fortino a scambiare con Dimas. Cutrupi, tutto chiuso. Gabriel per Biscossi, ancora per Gabriel. Fortino non ha luce per calciare. Allora continua a muovere il pallone nell'Olympus, ma il cronometro corre, 7 minuti, 25 secondi, sono sempre 3 i gol di vantaggio per l'Italservice Pesaro. Altra conclusione di Dimas, altro muro di André Ferreira, sarà corner per i ragazzi di Daniele D'Orto che continuano a provarci e lo faranno sicuramente fino alla fine. Gabriel, Dimas. Fortino, torna da Gabriel. Fortino, Dimas, ancora per Fortino. Cutrupi, ma non concede nulla l'Italservice se non questo giro palla perimetrale all'Olympus. Gabriel, Fortino, il velo a favorire Dimas che rientra e calcia, trova Putano e poi Tony Dandella ancora a spedire il pallone in tribuna. Cutrupi, Fortino, sbaglia il tocco, recupera Murillo che infila in porta il gol del 4-0 che assomiglia tantissimo al colpo del KO per l'Olympus. Con 6 minuti e mezzo da giocare, l'Italservice Pesaro vede lo striscione del traguardo, ma soprattutto vede la semifinale scudetto. Biscossi, 4 gol di vantaggio per l'Italservice, sempre portiere di movimento per l'Olympus. Cutrupi, Dimas, Cutrupi riesce in qualche modo a servire Fortino che finisce a terra, non c'è fallo, ancora Murillo con la porta libera, stavolta non c'entra il bersaglio, era finita a terra Rodolfo Fortino che adesso scherza anche con Tony Dandella. Bel gesto di sportività in una partita con tantissima tensione da una parte e dall'altra. Fortino, Dimas, Biscossi, ancora per Dimas. 5 minuti e 54 secondi da giocare, 4 gol di vantaggio per l'Italservice Pesaro. Occhio perché Dimas calcia e infila in porta il gol del 4-1. Torna ad accendersi la fiamma della speranza con il gol di Dimas e arriva il time out chiamato da Fausto Scarpitti. Prova a tenere viva l'Olympus. Dimas con il gol del 4-1. Qui andiamo a rivedere la conclusione di Dimas che buca sul primo palo Davide Putano. Si ripartirà dal cerchio di centrocampo dopo il gol di Dimas. Sono comunque 3 quelli da recuperare per l'Olympus. Vediamo se avrà ancora energie psicofisiche la squadra di D'Orto per mettere un po' di paura all'Italservice Pesaro. Pallone spedito in avanti, Ducci lo controlla. Si prepara nuovamente a lasciare il campo. Fortino, la tocca per Gabriel. 5 minuti e mezzo. Prova a spingere il pubblico del Palaolgiata. Fortino, Gabriel. Ancora per Rodolfo Fortino. Dimas, Gabriel. Dimas. Dimas, Fortino, Cutrupi costretto a tornare indietro, ancora Fortino da Dimas, Gabriel dentro per Cutrupi, non è entrato il pallone
E poi la conclusione di Putano. Vediamo un po' se dal replay riusciamo a chiarire. No, non riusciamo a capire se il pallone sia entrato o meno in porta. Di sicuro l'Olympus è andata a millimetri dal gol che poteva cambiare tutto in questa partita. Fortino, Biscossi, torna da Dimas, Fortino Dimas. Ancora Dimas, prova a calciare, Cutrupi si ritrova lì il pallone e non riesce a girarlo in porta. Mani nei capelli sulla panchina dell'Olympus, che però adesso sta creando occasioni. Prova a spingere, prova a crederci. Dimas, Gabriel prova a girarsi e calciare, arriva Vavà, spedisce direttamente dalla parte opposta del campo. C'è da asciugare il parquet del Pallolgiata. Qui Cutrupi che non è riuscito a girare in porta il pallone. Cerchiamo di rivedere qui. Niente, il pallone è troppo coperto da Putano e Cutrupi. Non riusciamo a capire francamente se sia stato gol o meno. Dimas col cuore ci sta provando l'Olympus fino alla fine. 4 minuti. Fortino, Biscossi, Dimas, Fortino e di nuovo Dimas. Prova ad andare col destro Dimas, non inquadra lo specchio della porta. Pallone lungo per Bavà. È il suo l'ultimo tocco, almeno secondo gli arbitri. L'Olympus riparte. Biscossi, Dimas. Ancora Biscossi, torna all'indietro da Dimas. Fortino. Gabriel, Dimas. Fortino. Biscossi dentro, a metà strada tra Gabriel e Cutrupi. Aveva creato nuovamente buoni presupposti l'Olympus. 3 minuti 20 secondi, si assottigliano le speranze per i Blues. Pallone scagliato in avanti, Ducci lascia il campo a Biscossi. Gabriel, Fortino, Dimas, Fortino, calcia Biscossi, che buca Putano. 2 minuti e 58 secondi di speranza per l'Olympus e poi cartellino giallo per Davide Putano. La sassata di Biscossi, 4-2. Attenzione, attenzione, perché non è finita. Si rialza Gabriel, 2 minuti 58 secondi. L'Olympus ha bisogno di 2 gol per portare la partita ai supplementari. Si alza l'incoraggiamento del pubblico del Pallolgiata, che improvvisamente con 2 lampi è tornato a crederci. 2:58. Ital Service in possesso, la pressione feroce di Cutrupi su Barichello che spedisce in avanti lucidamente a trovare Murillo. Dimas gli sfila il pallone e prova a spingere.
La lascia lì per Cutrupi, torna Biscossi da portiere di movimento, calcia Gabriel, crampi per Gabriel. Adesso deve dare fondo a tutte le energie che ha l'Olympus. Stremato Gabriel. Si rialza il giocatore dell'Olympus. Attacca l'Olympus. C'è Di Eugenio adesso in campo. Dimas, Biscossi, Di Eugenio. Sbaglia il tocco Alessio Di Eugenio. Vediamo se Gabriel proverà a stringere i denti. Putano, 2 minuti e 20. Alza questo pallone, lo spedisce oltre la linea di fondo. Mamma mia, che emozioni che regala questo sport. Che emozioni che regala questo sport. Gabriel, Demas, Fortino. Sempre portiere di movimento per l'Olympus. Fortino, Demas, Biscossi. Demas ancora da Matteo Biscossi. Demas, Cutrupi deve affrettare, però adesso la giocata all'Olympus. 1 minuto e 40 secondi, 2 gol servono ai Blues per trascinare la partita almeno ai tempi supplementari. Demas, Fortino, Demas, Biscossi, torna all'indietro da Demas. 1 minuto 29 secondi, Cutrupi, Demas, Fortino, Demas ancora da Gabriel, sempre da Demas. Biscossi controlla, prova a calciare, doppia deviazione, Cutrupi difende il pallone, prova a toccare per Gabriel, si trascina però il pallone direttamente oltre la linea di fondo, di fatto Christopher Cutrupi. Caruso in avanti, Biscossi ripulisce questo pallone, prova a sprintare, lo offre a Cutrupi. Demas va a calciare, contratto da Barichello, occhio perché il pallone sta finendo in porta e Biscossi con una calma invidiabile lo salva sulla linea. Auguriamo a tutti la calma di Matteo Biscossi nella vita. Pallone che stava finendo in porta, lui con una nonchalance pazzesca è andato a recuperarlo. Occhio qui al pallone che sbatte nuovamente sulla traversa, ma mancano solamente 38 secondi. Demas sbaglia il tocco, recupera Murillo che va col pallonetto e cestina il colpo del KO a 31 secondi dalla fine, ma sempre bisogno di 2 gol l'Olympus. Fortino, Cutrupi, Demas controlla, calcia, doppia deviazione, Barrichello prova la giocata, si trascina il pallone in rimessa laterale. Servono 2 gol in 19 secondi all'Olympus per completare la rimonta. Demas, Gabriel prova a calciare, Biscossi, Demas, altra conclusione, pallone che finisce fuori e possiamo forse iniziare a far scorrere i titoli di coda. Putano rilancia, 4 secondi alla fine, Biscossi spedisce in avanti, Gabriel prova ad anticipare Putano, l'Ital Service Pesaro fa l'impresa, elimina in gara 3 l'Olympus e si guadagna la semifinale scudetto. Onore
ai ragazzi di Fausto Scarpitti che spugnano il palo Olgiata e si prendono il penultimo atto della stagione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto e un buon proseguimento di serata, rimanete con noi ovviamente solamente per le interviste flash. Eccoci qui sul parquet del Pala Olgiata, siamo nell'immediato post partita, l'Ital Service Pesaro fa l'impresa, si guadagna la semifinale Scudetto, siamo in compagnia del presidente dell'Olympus Andrea Verde, è chiaro che siamo ancora a caldo e è complicato provare ad essere lucidi per quanto accaduto questa sera, come vogliamo sintetizzare questa partita? Ah, innanzitutto vabbè, complimenti al Pesaro perché comunque ha meritato di passare, alla fine noi non eravamo noi.
non abbiamo giocato assolutamente al nostro livello. Purtroppo nelle partite che contano manchiamo sempre un po', questo è un grosso problema, però ci sono un po' di cose anche che non vanno bene. L'arbitraggio di questa sera non è andato bene, ad altre società è permesso fare un po' qualcosa in più rispetto a noi. E ieri sera ho visto una bellissima partita fisica, veramente piena di grossi contatti fisici, pochissimi gialli. Oggi un giallo veramente su un contatto di gioco, veramente una fesseria, quindi una munizione che ha rovinato una partita. Ad altri è permesso scalciare i giocatori nostri durante la partita, ad altri è permesso mandare mail, PEC in divisione insultando gli uffici e tutto il resto, ad alcuni giocatori è permesso dar fastidio ai nostri giocatori prima della partita, a grandi campioni che vanno a dare fastidio a ragazzi che devono essere tutelati. A volte essere bravi non paga, lo stiamo capendo, dopo 2 anni lo stiamo capendo, questo non va bene. Il campo giustamente ha dato merito al Pesaro perché questo lo è. Qualcosa fuori non va e qualcosa deve essere cambiato, perché noi rispettiamo le istituzioni, rispettiamo la politica e non siamo rispettati come società. Ecco, al di là dell'amarezza, è chiaro che adesso bisognerà un po' metabolizzare, no, quanto accaduto qui al Palaolgiata e voltare pagina. Come si volta pagina in questo momento? Si deve continuare a costruire quello che abbiamo costruito, abbiamo tante cose da fare, cambieremo atteggiamento. Fuori dal campo cambieremo atteggiamento, dispiace per questa cornice di pubblico straordinaria, questo è un impianto nostro, siamo gli unici ad averlo, stracolmo, l'unico parquet dedicato esclusivamente al calcio a 5 e quindi veramente credo che sia importante cambiare veramente tanto da fuori. Grazie Presidente, grazie mille. Ringraziamo Andrea Verde, cerchiamo di capire, c'è mister Fausto Scarpitti che ci raggiunge qui in postazione e interviste. Mister, l'impresa serviva, l'impresa è arrivata, avete giocato una partita direi quasi perfetta in termini di concretezza, in termini di attitudine, in termini di voglia. Se ripensiamo a quella che era stata gara 1, onestamente è sembrato di vedere 2 squadre diverse. Io penso che hai detto praticamente tutto tu. La base di partenza è stata proprio la partita d'andata, nella quale siamo stati troppo brutti, al di là che l'Olympus era stata nettamente superiore. Era già successo in campionato che ci aveva sovrastato, però ci avevamo messo tanto del nostro. Noi siamo una squadra di sacrificio, una squadra tra virgolette operaia, e oggi siamo riusciti a mettere in campo queste doti. La differenza per esempio rispetto alla Coppa Italia, che se il 2-0 abbiamo messo il gol del 3-0 dentro, e quindi in qualche modo abbiamo preso un vantaggio importante, perché poi il portiere loro lo fanno benissimo, e se Pugli mancavano 2-3 giocatori importanti è stato difficile difenderlo. Ecco, immagino ci sia una gioia enorme per questo passaggio del turno. Cosa significa per l'Italservice Pesaro aver compiuto questo passo? Io penso che per l'Italservice significhi un nuovo inizio, perché è un progetto nuovo, una squadra molto ringiovanita, con tanti ragazzi della Serie A o non l'hanno fatta o l'hanno solo vista fino adesso, e sono stati tutti all'altezza, anche quelli che non hanno giocato oggi e nell'ultima gara comunque ci hanno sempre aiutato tantissimo. Io penso che l'Italservice debba ripartire proprio da questo gruppo, da questi ragazzi che stanno dimostrando che seppure con un budget diverso possono competere ad altissimo livello. Adesso il sogno continua. E adesso sì, adesso non ci svegliate, proviamo a sognare fino alla fine. Se non volessimo sognare ci saremmo accontentati della vittoria a Pesaro, che già di per sé ci aveva rimesso con la testa alta. Ora ci proviamo a dare fastidio a tutti. Grazie Fausto Scarpetti. A te, grazie. È davvero tutto dal parquet del Palaolgiata di Roma, ribadiamo semplicemente il punteggio finale: l'Italservice Pesaro si aggiudica gara 3, batte 4-2 l'Olympus e vola in semifinale. Grazie per essere stati in nostra compagnia.